Vi spiego tutto. Facciamo che vi spiego tutto del banner, così sapete cosa pullare, cosa non pullare, cosa fare da free to play, cosa non fare. Come funzionano i banner di questi personaggi. Ogni tot giorni spuntano questi due banner che sono i character event wish. Inizialmente ce n'era uno solo, adesso ce ne sono due. Questo è il banner dove tutti devono pullare. Quindi questo è il banner dove dovete utilizzare le primogem che farmate e i fate che farmate. Vanno spesi tutti qui. O qui, scegliete uno dei due personaggi che vi piace. Guardate anche i 4 stelle, non guardate solamente il personaggio 5 stelle, perché spesso e volentieri ci sono dei personaggi 4 stelle che servono tanto. Ad esempio in questo banner c'è Xiangling. Xiangling è uno dei personaggi che io consiglio di più per un free to play. Se una persona gioca senza spendere, cosa che in realtà facciamo penso quasi tutti qua nella mia community, può effettivamente utilizzare Xiangling fino all'endgame. Questo è un personaggio fortissimo, sia dal punto di vista dell'attacco che dal punto di vista del supporto. È un personaggio che può essere buildato in modo da carryarvi letteralmente fino all'endgame e poi, una volta che avrete dei personaggi 5 stelle, può supportarvi. In realtà bastano anche i 4 stelle, però può supportarvi in determinati party. Ci sono molti party che hanno al suo interno Xiangling o Xingqiu e altri personaggi 4 stelle che sono fortissimi e ci chiudete l'abyss col massimo delle stelle, proprio tranquillamente, da free. Non ascoltate chi vi dice che dovete spendere, non è assolutamente vero. Puntate sui personaggi giusti. E questa è la prima cosa. Quindi, prima di tutto, guardate quali personaggi 4 stelle ci sono negli Event Wish. Scegliete quelli che sono effettivamente più forti. Se non sapete se quel personaggio è forte, raga, venite a chiedere, letteralmente. Io sono live quasi tutti i giorni con Genshin, quindi, ma anche la mia community, cioè venite a chiedere, ci dite tipo: Kuro, Beidou è forte? E noi vi diciamo sì, Beidou è forte, ma si utilizza in questi casi. Quindi se non sapete, chiedete, prima cosa. Non buttate le pull a caso, non pullate a caso. Poi, personaggi 5 stelle ovviamente di solito sono più forti dei personaggi 4 stelle. Non sempre, come dicevo prima, Xiangling è un caso a parte, come Xingqiu. Sono personaggi 4 stelle fortissimi. Quindi prima di tutto, pullare in questi banner. Il banner permanent, questo qui, è un banner che non cambia mai. Voi le percentuali le potete andare a vedere. Se andate in details vi spiega esattamente tutto quello che potete trovare all'interno di questo banner e le percentuali. Diciamo che, ecco, capirlo da qua è forse più difficile, magari si capisce meglio da qua perché ci sono le immagini. Come funzionano i banner e come funziona il sistema Pity? I banner Event Wish, motivo per cui io vi dico che dovete pullare di qua e non qua e non qua, sono dei banner che ti danno il 50% di possibilità di trovare il personaggio che è disegnato praticamente sul banner, il 5 stelle che è disegnato sul banner, quando trovi un 5 stelle. Questo che cosa vuol dire? Questo vuol dire che se voi arrivate a fare 75 pull, quindi andate a fare 75 wish, chiamateli come vi pare, diciamo che il gergo di Genshin si chiamano pull, perché è il gergo dei gacha, qui si chiamerebbero wish. Se voi fate 75 wish, che cosa succede? Che quando arrivate dal 76esimo in su, la probabilità di trovare un personaggio 5 stelle aumenta. Aumenta esponenzialmente fino ad arrivare a 90 wish. Questo che cosa vuol dire? Che dal 75esimo praticamente in sotto voi avete lo 0,6%, quindi una percentuale bassissima, di trovare un personaggio 5 stelle. Quando salite sopra il 75, quindi fate dal 76 fino al 90, questa percentuale aumenta, inizia a aumentare sempre di più, che è il motivo per il quale spesso molti personaggi si trovano al 76esimo, al 77esimo, al 78esimo. Se avete veramente una sfiga immonda, lo trovate al 90esimo. Al 90esimo vi viene dato al 100%. Questo sistema Pity non si resetta. Che cosa vuol dire? Che se voi fate 70 wish, 70 pull, adesso in questo banner, quando poi uscirà il banner di Naida, il personaggio d'Endro Archon, voi quelle 70 pull le avrete ancora, saranno qui nella vostra history. Quindi, che come si fa? Solitamente si va nell'history e si conta. Tu vai a contare effettivamente quante pull hai fatto prima di arrivare a trovare quel personaggio. Adesso qui, non guardate la mia perché avete visto il video, a me è andata estremamente di culo. Nell'ultima settimana, nelle ultime settimane ho trovato Cici e dopo
10 pull, ho trovato Nilu, ma questi sono casi più unici che rari, cioè vi dico, in 2 anni che gioco mi è successo 2 volte di fare sta cosa, in 2 anni, quindi non è una roba che vi capita tutti i giorni. Che cosa succede? Perché la gente è così terrorizzata dal trovare Cici? Perché tu hai un 50% di possibilità di trovare questo personaggio. Che cosa succede se non lo trovi? Se non lo trovi, trovi un personaggio qualsiasi dello standard banner, ovvero uno di questi. Sono Tinari, Mona, Diluc, le armi, Amos Bow, Keqing, Cici. Puoi trovare praticamente queste cose. Puoi trovare questi personaggi che fanno parte in realtà di questo banner dove infatti non si pulla. A meno che, poi ve lo spiego. Che cosa succede se voi non trovate il personaggio di quel banner? È come se aveste un credito. Quindi, non siete riusciti a trovare il personaggio che desideravate, vuol dire che alla prossima pullata dove trovate un 5 stelle, il prossimo personaggio sarà al 100% quello del banner. Quindi questo che cosa vuol dire? Io vado a fare 76 pull. Alla 77esima to mi esce Cici. Faccio altre 10 pull. Mi esce un altro 5 stelle. Quel 5 stelle è al 100% Nilu. La prima volta vi può andare di sfiga e non lo trovate. Ma la seconda volta lo trovate per forza. Ovviamente non è così facile trovarlo in 10 pull. Di solito ti devi rifare tutto un giro completo. Quindi, che ne so, trovi Cici al 76esimo, ti rifai altre 76, 77, 78 pull e allora hai al 100% il personaggio che ti interessa. Questo è il motivo per cui chi gioca free to play di solito accumula queste primogemme il più possibile. Perché in questo modo tu hai la certezza, quando uscirà il 5 stelle che ti interessa, di poter fare almeno 2 giri. Quindi tu calcoli sempre, ovviamente, la percentuale sfavorevole. Dici, ok, mettiamo che non mi esca quel personaggio, mi rifaccio un altro giro e ce l'ho per forza. E questo è un modo per ottenere al 100% i personaggi che vi interessano anche da free. Accumulare. L'accumulo è la parola, è la cosa giusta. Perché in questo modo sconfiggi anche la fortuna o la sfiga del sistema gacha. Nel senso, non ti interessa più avere oppure no, ovvio, se lo trovi in 10 pull, evviva, almeno ne hai di più per la volta dopo. Però in questo caso tu almeno hai la certezza di poter prendere quel personaggio che ti interessa, anche se sei free. Ovviamente ci vuole tempo per raccattare tante primogem. A me ultimamente, per fortuna, l'Ioverse ogni tanto me le sta dando. Però io vi assicuro, io per più di un anno, testimoni tutte le persone che mi seguono in live, ho giocato veramente sempre free, senza shoppare e... ho sempre fatto così. Prendevo i personaggi che mi interessavano. Adesso riesco a prenderne qualcuno di più perché ogni tanto arriva l'Ioverse che fa un po' di sgancini di primo gioco. Però in linea di massima questo è il sistema ed è quello che ho utilizzato praticamente fino ad adesso. Perché non si pulla qua nel banner standard? Specialmente se avete appena iniziato a giocare. Perché qui trovate solo i personaggi base. I personaggi base non è che non siano forti, è che sono personaggi di solito usciti tempo fa. L'unico dei personaggi nuovi è Tinari. Tinari, il nuovo personaggio dendro, è l'unico che è stato aggiunto da poco. Tutti gli altri personaggi che voi troverete in questo banner sono tutti personaggi usciti praticamente all'inizio del gioco. Alcuni sono ancora utilizzabili e sono ancora forti. Vedi Mona, adesso che Qing è tornata abbastanza in auge col fatto che c'è la risonanza col dendro e quindi è forte l'aggravation. Però in generale sono personaggi che, rispetto a quelli che sono usciti adesso, che stanno uscendo poi, sono meno forti. Quindi qui, in generale, non usate mai le primogem, mai. L'unica cosa che utilizzate qui sono queste, le Acquaint Fate. Queste le fate con gli eventi in game, queste le fate con l'esplorazione, le fate sbloccando e livellando i vari personaggi. Se voi ci fate caso, quando andate a livellare i vostri personaggi, voi ogni tot ricevete delle Acquaint Fate. Quindi tipo a livello 80 te ne dà una, a livello 60 te ne dà una. Vedete, queste li fate anche livellando i personaggi. Poi magari vi faccio un video a parte dove vi spiego tutti i modi che avete per farmare le primogem, perché sono tantissimi. Ultima cosa che riguarda il banner, i banner in generale, sembrano poche cose, ma capisco che per un nuovo giocatore siano tante informazioni tutte insieme. Farò il possibile per spiegarvele bene. Il banner army, torno a dire, perché non si pulla mai nel banner army se sei free to play, a meno che non ci siano veramente delle armi incredibili e ti interessino tutte, perché è troppo difficile far uscire l'arma che veramente desideri. Considerate che adesso hanno messo questo Epitomized Path, che tra l'altro è una roba nuova, non c'è stato fino all'anno scorso, che ti permette praticamente, dopo 2 fallimenti, di ottenere al terzo tentativo l'arma che tu desideri. Sì, ma voi capite che fare 2 fallimenti sul banner army non è così facile. Il soft pity, viene chiamato soft pity quando siete sopra i 75 pull
nel banner dei personaggi è abbassato nel banner army. Quindi mentre qui vi servono almeno 75 pull per aumentare la vostra percentuale di riuscita, qui ve ne servono 65, quindi 10 di meno. Ma è comunque più difficile, perché voi fate 65 pull, ma avete il 50% di possibilità di trovare una di queste due armi. Quindi 50% di trovare questa o questa. Qui dice 75%, ma in realtà è perché le considera entrambe. Se tu consideri entrambe le armi è come se aggiungessi un 25% in più. Quindi sì, ok, hai il 75% di trovarne una delle due, ma appunto una delle due, mettiamo che a me interessi questa, io ho trovato l'altra. Cioè io ad esempio ho pullato in questo banner perché mi interessava la Kai e invece ho trovato la Jade. Considerate che comunque sono tante tante pull, esatto, un 130 pull anche solo per poi avere la certezza di trovare l'arma che vi interessa. Quindi arriviamo a... aiuto? 195 circa? 190. Praticamente ti può uscire un'altra arma che sono tutte le armi, quelle base. Amos Bow, lo Sprayer, tutte queste armi qua. Che sono praticamente le armi che si trovano sempre nel Permanent Banner. Cacca, brutto, brutto Permanent Banner, non si pulla qui. Continuo a dirlo perché so che c'è tanta gente che in realtà pulla di qua e non lo sa. Diciamo che ecco, trovare l'arma che vi interessa non è facile. Trovare le armi 4 stelle pure è parecchio difficile sempre nel Banner Army. Non è così facile perché sono tante. Non è come i personaggi del Banner. È più facile far uscire i personaggi. Qua le armi sono tante. Quindi è molto più complicato e molto più difficile. Quindi da free to play, a meno che non vi interessino tantissimo queste armi, come è stato nel mio caso ad esempio in questo mese, non pullate. Io considerate nel banner army non ci pullo mai praticamente. Ci ho pullato questa volta perché ho detto, ok, sia che mi esca la Kai, sia che mi esca la Jade, sia che mi esca una di queste 4 stelle, che comunque mi servono tutte, mi va bene. Quindi a meno che davvero non vi serva tutto quello che vedete qua dentro, lasciate perdere questo banner. Si pulla solo in questi due. Ok? Ci siamo capiti.